Buonasera, benvenuti al TG Nord. Apriamo l'edizione di oggi proponendovi un'intervista al presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine dell'Assemblea Generale degli Industriali della provincia di Varese. Sentiamolo. Un sano esercizio di democrazia che purtroppo in Italia si fa troppo raramente. Lei pensa davvero che sia l'euro in sé il problema di questa Europa e di questa Italia che faticano a ripartire? No, è uno dei problemi, è una delle questioni, è anche una grande opportunità per il Nord, certamente, però ci sono delle criticità che sarebbe giusto che il popolo sovrano potesse valutare. In tanti paesi europei si fanno i referendum, da noi si ha paura di fare il referendum, ma ripeto, un esercizio di democrazia. E serve, è utile, venne fatto con le elezioni europee circa 20 anni fa per chiedere agli italiani se erano d'accordo nel dare poteri costituenti al Parlamento europeo. Un referendum che ottenne oltre l'80% e fu un'indicazione importante. Perché non rifarlo adesso? Non bisogna aver paura della democrazia. In provincia di Varese ci sono situazioni critiche, c'è Usquarna, c'è Sia Endrica, come affrontare, Presidente? Bisogna affrontarle dando gli aiuti necessari, gli interventi necessari. Di Usquarna in particolare mi sono occupato e mi sto occupando anche stamattina, abbiamo avuto degli incontri per questo ed è francamente incomprensibile quello che è successo e come si possa spogliare un territorio per fini speculativi, perché di questo si tratta. Ho incontrato anche le autorità svedesi per sensibilizzarle sul danno alla reputazione per la Svezia, per un'operazione così speculativa. Truffaldina o comunque banditesca, ecco, diciamo così. E noi siamo impegnati in questo e spero davvero che anche il governo inglese si attivi su nostra sollecitazione, come lo è stato. Se potessimo tenerci, come noi chiediamo, almeno il 75% delle tasse pagate qua, i problemi che abbiamo sentito oggi si risolverebbero subito. Questa è l'unica strada. E quindi se il governo ci dà ascolto e apre questo confronto con noi bene, se no lo faremo comunque perché non c'è alternativa. Siamo determinati a farlo con ogni mezzo, aspettiamo fiduciosi l'apertura di questo tavolo, ma se no le regioni del nord sono pronte a dare battaglia. Sul fatto che l'Italia in realtà sia messa meno peggio di quello che traspare da, diciamo così, quello che diciamo anche noi giornalisti, lei è d'accordo? Non bisogna fare i conti a livello nazionale, bisogna distinguere le varie realtà territoriali e si notano grandi diversità, perché si è detto che noi siamo messi molto bene, è vero, ma se considerassimo la macroarea del nord saremmo messi molto molto meglio e davanti addirittura a molti paesi europei. Di queste specificità territoriali bisogna tener conto, è la richiesta che abbiamo fatto al governo. Se sarà così avveduto da liberare le energie che ci sono al nord, questo gioverà anche alle regioni del sud, altrimenti sarà un peso, un freno che peserà soprattutto e ostacolerà il lavoro delle imprese. Io sono totalmente d'accordo con Squinzi su questo. Ridare dignità comunque al nord, ha detto anche e al paese. Sì, al paese, ai paesi, alle città, alle metropoli, a tutto, no? Ridare dignità. È vero, noi dobbiamo, visto che noi paghiamo per tutti, noi contribuenti del nord, cominciamo a riprendere dignità e a pretendere quello che è nostro, e cioè di poter trattenere qui il frutto del nostro lavoro da investire qua. È quello che come governatore della regione ho cominciato a fare e vado avanti, vado fino in andremo fino in fondo su questo punto. Nessun tema. Presente all'Assemblea degli Industriali della provincia di Varese il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, un intervento molto atteso il suo, ve ne proponiamo uno stralcio dedicato in modo particolare al Nord, tema già affrontato con parole forti nei giorni scorsi. Tu settimana scorsa hai lanciato veramente un grido d'allarme dicendo che il Nord è sull'orlo del baratro economico. Insomma, essendo in casa, qual è la reale situazione dell'economia italiana e dei vari territori del nostro paese? Beh, quella che avevano descritto nella relazione del signor Confindustria di Confindustria è in
noi abbiamo, stiamo soffrendo in modo particolare, dobbiamo ritrovare la crescita. Ecco, il progetto di Confindustria per l'Italia